Anche i dipendenti di banca scendono in piazza, oggi c'è questa manifestazione regionale a Pescara. Vogliamo spiegare i motivi di questo sit-in? Allora, questo è un presidio davanti alla regione per elencare le problematiche di tutte le banche che noi abbiamo in questa regione. Per iniziare c'è lo sciopero nazionale Monte dei Paschi per una ristrutturazione di cui si conoscono soltanto i contorni e quindi ci coinvolge tutti quanti. Però abbiamo voluto mettere insieme le problematiche della Banca Popolare di Bari, che chiuderà 14 sportelli nel giro di qualche settimana, e di questi 14 sportelli 12 sono in comuni dove non avranno più uno sportello bancario, cioè noi abbiamo lo spopolamento dei territori, poi c'è la vertenza con BNL, poi c'è la vertenza Intesa San Paolo UBI, c'è la vertenza Biper che ha comunicato altre 1700 esuberi. In tutto ciò crediamo che la regione Abruzzo debba in qualche modo interessarsi della problematica, perché il credito è fondamentale per lo sviluppo del territorio. Noi vorremmo tanto che ci fosse un dibattito aperto tra regione e gli attori politici e quindi le banche, per poter creare le risorse giuste per il nostro territorio e per lo sviluppo. Possiamo dire, segretario, che è in atto in un certo senso una desertificazione degli sportelli bancari, delle filiali di banca nella nostra regione? Esattamente ciò, sta accadendo esattamente questo processo, purtroppo con l'idea che c'è il progresso che sta avanzando. Invece poi abbiamo la situazione che nei paesini dove chiuderanno gli sportelli, non ci saranno più sportelli bancari, non arriva nemmeno la DSL, quindi tutta la tecnologia che deve servire per fare questo grande passaggio epocale manca. Quindi ci manca qualcosa, ecco perché la regione a nostro avviso debba interessarsi fortemente di questo territorio e per lo sviluppo di questo territorio. Per chiudere, quanti sono, se si può fare si può dare qualche numero, quante sono le persone in Abruzzo, dipendenti di banca, interessati dalle varie vertenze? Allora, sicuramente posso dire qualche dato di quello che è accaduto a livello regionale. Noi avevamo in Abruzzo nel 2010 701 sportelli bancari, oggi ne abbiamo 496, anzi al 2020, oggi ne abbiamo ancora meno, oltre il 27% in medio, la media nazionale delle chiusure sono il 9%. Oggi in BNL abbiamo una situazione che ci contraddistingue, perché ovviamente si comincia a parlare di esternalizzazioni e chiaramente siamo molto preoccupati per la tenuta occupazionale nel nostro comparto. C'è stata preannunciata l'apertura della procedura la prossima settimana e quindi da quel momento ovviamente l'azienda procederà con questa riorganizzazione che ovviamente dalle notizie che abbiamo prevede l'esternalizzazione di circa 900 colleghi che confluiranno in altra società, e questo ovviamente noi non possiamo accettarlo.